Salve a tutti amici e bentornati su Five Nights at Freddy's. Sono molto contenta che il primo episodio su questo gioco vi sia piaciuto molto e sono felice di continuarlo. Come vedete sono arrivata alla terza notte, sono riuscita a superare la seconda e con mia grande sorpresa ho scoperto che il quarto animatronic esce anche nella seconda notte, ecco. E adesso il gioco si farà sempre più difficile, gli animatronic sempre più intelligenti, più veloci, eccetera, ma non ci perdiamo d'animo e iniziamo. Allora, io vorrei attivare una piccola, diciamo, strategia che consiste nel guardare ogni tanto la telecamera e mutiamo questo tizio perché tanto non ci interessa. E appunto, ecco qua, ecco Foxy che già esce fuori. E appunto è questa qui la tecnica, nel senso vedere quella precisa telecamera, ovvero questa qui dove c'è Foxy che esce e corre molto veloce, molto velocemente, e guardare ogni tanto le luci senza guardare le altre telecamere, perché comunque sprecherebbero più energia e non arriveremmo mai alla sesta notte, alla sesta ora, scusate, alle ore 6. Quindi, ok, Foxy sta ancora qui. Una particolarità di Foxy è che se noi non lo guardiamo molto spesso, mano a mano esce appunto dal suo Pirate Cove e si lancia addosso a noi correndo. Non fa come gli altri che comunque vengono di soppiatto e viene sempre da sinistra. Ok. Si sentono comunque varie storie su Foxy. Ora tipo ve ne racconto una che ho sentito ultimamente. Nell'animatronic di Foxy è stato rinchiuso un bambino che appunto è stato morso da Foxy, proprio da uno degli animatronic, di questo animatronic. Per chiedere aiuto, diciamo, prima di morire, per chiedere aiuto, questo bambino si era diretto appunto dove ci troviamo noi, nella stanza del guardiano, correndo appunto. E si dice che Foxy corra proprio per questo, perché comunque il bambino, l'anima del bambino che è ancora lui, cerca ancora di chiedere aiuto alla persona, al guardiano. Ed è molto, non so, è triste questa cosa. È molto sia raccapricciante che triste. Non vedo, dopo questa storia non vedo Foxy con gli stessi occhi di prima, ecco. Foxy davvero è uno degli animatronic che secondo me non fa un jumpscare molto particolare, ma è uno dei più paurosi, terribili, che cavolo, non dovete fare it's me adesso. Ok, sembra che per ora tutto quanto stia andando bene, le ultime parole famose. E sono le 2 e ancora non si è fatto vedere nessuno. Che strano. Foxy è ancora lì. Qualcuno si sta avvicinando. Lo sento. Sento dei passi. Sento dei passi. Aiuto. Ok, non li sento più. Foxy è ancora qui. Sento dei rumori in cucina, quindi credo che Chica sia in cucina, sperando di non doverci preoccupare troppo di lei adesso. Foxy è ancora lì e non si muove e va benissimo così, non mi dispiace per niente. L'energia scarseggia, l'energia sta iniziando a scarseggiare pericolosamente, però sono le 3 del mattino. Potremmo sopravvivere forse. Perché lo dico? Io non devo dire queste cose, perché poi finisce sempre male, io lo so. Vi prego, non vi avvicinate, però
È che sta andando tutto bene adesso. Fox è ancora qui. Qui non sembra esserci nessuno. Ah, io non so adesso se questa tecnica. Ecco, cica, porco Giuda. Ok. Non so adesso se questa tecnica è buona oppure no. Perché comunque l'energia la sprechiamo comunque. Sono le 4 del mattino. E 43 per stiamo al 43%. Potremmo, se tutto va bene e se nessuno ci fa un bruttissimo jumpscare. Spegniti. Ok. Basta, cica. Oh, Foxy sta uscendo. Non c'è più cica, ok. Foxy è quasi totalmente uscito. Ragazzi, mi sta venendo un attacco di cuore, praticamente. Mamma mia. Ori, dai, con la cica, dai. Sempre lei. Cica, vai via. Per favore. Ok. Sento degli stranissimi, bruttissimi rumori. Fox è ancora qui. Sento ancora i passi di Chica. Chica sta qui intorno. Non è possibile. Fox è ancora qui. Perché alle 4 del mattino tutti quanti praticamente si risvegliano? È presto, sono presto. Le 4 del mattino è presto. Dormite per favore fino alle 6 e non mi cagate le scatole, per favore. Sono le 5, sono le 5 e io potrei anche barricarmi dentro a questo punto. Però ho paura che mi finisca il power. Sono le 5. Sono le 5 con calma. Il mio cuore batte, il mio cuore batte. C'è una canzone così. No, non voglio cantare. Basta. Ok, Foxy è ancora qui. Ragazzi, io mi barrico. Io mi barrico. Tanto non dovrebbe durare ancora molto queste 5 del mattino. Spero. Mi prego. Dai. Foxy è ancora lì. Seriamente Foxy non si è mosso. Si è mosso di più la seconda notte che la terza notte, guardate. Dai, 5 del mattino, facciamo le 6? Che dici? Vedete qui che c'era. C'era il trabocchetto. Il signor Bonnie, sì! Sì! 6 del mattino, ve l'ho fatta tutte e 4. Yeah! Ok, no, quarta notte, fermati, placati con la quarta notte. No, non credo di farlo adesso, la quarta notte, direi proprio di no. Va bene, la iniziamo così, intanto vi saluto. Allora, spero che questo video piccolo vi sia piaciuto. La prossima volta faremo appunto questa quarta notte dove non so. Questo tizio che continua a parlarci, che dice che è ancora più disperato di noi, molto probabilmente. Vedete, già due se ne sono andati. Guarda, facciamo un giro veloce. Guardate, Foxy già è fuori praticamente. Due se ne sono andati. Foxy è già fuori. Non si sa dove sono. Sicuramente già sono entrati. Già sono entrati appena alzo lo sguardo. Ecco, Chica sta lì. Foxy è qui. Bonnie è qui. Sono terribili la quarta notte. Allora, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un like, un mi piace o qualche commento o non so quello che volete voi. E ci vediamo la prossima volta con
altri momenti da paura con Five Nights at Freddy's. Ciao ciao ragazzi!